Dietro di me ho un oscuro figuro che ha deciso di rompermi le scatole oggi, anche se in realtà... Welcome to the cum zone. Only come inside anime girls. Faremo delle cose e parleremo di un argomento molto importante. Quante volte ti è uscito attiva Windows? Tutte le volte che tu installi un sistema operativo vuoi attivare Windows e vuoi pagare proprio la chiave? E allora devi andare su KissFan, perché infatti lo sponsor di oggi è KissFan. KissFan è un sito dove è possibile acquistare chiavi di sistemi operativi, giochi, programmi e molto altro. Acquistare è molto semplice, vi basta inserire il prodotto nel carrello, utilizzare il codice STV50, che credo stia per Saditec, la V non so, e avrete ben il 50% di sconto andando a pagare veramente pochissimo. Dopo pochi minuti la chiave vi arriverà direttamente nella vostra email e potrete utilizzarla per attivare il vostro Windows o il vostro software. Mi raccomando, tutti i link sono in descrizione. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo una cosa che non credo abbiamo mai fatto questa cosa. No, non l'abbiamo mai fatta, bravo. Oggi andremo a montare un dissipatore con custom loop integrato per schede video, ma dobbiamo spiegare il background del perché di questa scelta. Quindi ragazzi, mi raccomando, se voi nuovi video del genere lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, l'avete fatto, attendiamo tutte, quello là, insomma, avete capito. Ma oggi dobbiamo spiegare perché oggi noi impazziti completamente ad andare a mettere un custom loop, cioè un dissipatore a liquido su una scheda video. In questo caso, tra l'altro, andiamo a mettere l'AlphaCool IceWolf 2. Allora ragazzi, spieghiamo le problematiche. Carmine, Carmelo, c'ha questa scheda video che è una RTX 3080, la Gigabyte Turbo, che è una scheda video che ha una dissipazione che non è sicuramente ottimale. Perché, Carmelo, si racconti? Ah, in pratica superati gli 80 gradi inizia a tagliare le frequenze. Quindi noi con un dissipatore custom loop andiamo ad ovviare al problema, facendo in modo che la scheda taglia sicuramente, però taglia di meno. Allora, diciamo che le 3000 hanno delle evidenti problematiche di cui il signor G, che è qui, ha parlato con me. Il signor G si può far vedere, non è, la sua presenza può essere soltanto migliorativa rispetto, ciao, a Carmelo. Allora, praticamente le 3000 sono schede che portano con sé un bagaglio di problemi indifferente. Il primo è quello sicuramente dei consumi, di conseguenza le temperature, soprattutto nella versione 3070 Ti in su, quindi 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti, abbiamo una nuova problematica che si è introdotta, che è appunto la problematica sulla temperatura delle memorie. Perché questo? Perché abbiamo visto come AMD ha dei timing sbarbini sulle nuove schede video, invece Nvidia, sono i GDDR 6X, ha introdotto un nuovo metodo, soprattutto a livello di alimentazione di queste memorie, con praticamente questi quattro stage differenti di alimentazione, per cercare di spingere questo bandwidth fino all'inverosimile, andando però a creare un grosso stress su queste chip di memoria, che creano delle temperature che sono allucinanti anche in ambiti veramente mentre si fa niente. Al di là dell'aspetto mining, che è sicuramente uno degli ambiti che più va a colpire le memorie, anche in game possiamo vedere che ci sono memorie che arrivano a 90, 95, 100 gradi. Per carità, per quanto possano sembrarvi temperature alte, in realtà le temperature di esercizio del silicio possono arrivare anche a 150 gradi. Sono comunque componenti che hanno un TG max tra i 110 e i 120 gradi, ma fatto sta che comunque vederle sui 100-105 gradi ogni volta potrebbe anche non far piacere. Sapete benissimo che non sono una persona che è molto preoccupata dalla temperatura, cioè io vengo dall'era delle 290X, insomma me ne faccio una ragione, però veramente, insomma, il lavoro che è stato fatto al momento per la dissipazione e per la gestione di queste memorie è veramente, non dico scadente, però scarso. A questo punto la necessità di andare a utilizzare su una scheda video come la 3080, che è praticamente una top, un dispositivo esterno per poter mantenere le temperature il più vicino possibile a qualcosa di normale. E quindi oggi andremo a montarci l'AlphaCool IceWolf 2. L'abbiamo preso quello là apposta per la Gigabyte 3080, perché voi sapete che a seconda della scheda video che avete, della custom, il PCB potrebbe cambiare. In questo caso noi abbiamo quello che adatta a questo PCB. Se voi andate sul sito di AlphaCool e cercate questo prodotto per le vostre schede da 3070 Ti in su, sotto la 3070 Ti penso che ne lo fanno, ma ne ve lo consiglio, perché comunque, insomma, non ha un costo non indifferente. Sceglietevi comunque la custom che avete e prendete praticamente quello col PCB adatto. Quindi, allora, il sito è anche abbastanza intuibile il sito, sì. AlphaCool, sì. No, basta che si inserisce la scheda, il nome, il modello. Forse di scheda volevi dire intuitivo. Intuitivo, vabbè. Allora, la scatola è gigante. Abbiamo questo che è molto importante.
Poi abbiamo anche questi che sono molto importanti veramente, perché sono le istruzioni senza lo schema. Diventa un problema. Allora, questo qui, diciamo, la parte divertente è che è praticamente tutto montato già. Quindi insomma anche un imbecille come me potrebbe riuscire a montarlo senza troppe difficoltà. O come me. Allora, abbiamo praticamente questo radiatore che è da 360, quindi dovete avere spazio nel case per poterlo utilizzare. Ok, praticamente questo qua è il blocco, c'è già il liquido dentro, non è colorato né nulla, però è già praticamente tutto collegato, quindi insomma dobbiamo fare, iniziando a mettere la roba qua. Questo qua è il radiatore, prego, scartabelli. Il backplate, che è un'altra parte importante che serve appunto per la dissipazione, che è la parte praticamente che la incassi e pa! Reggi effettivamente il PCB. Oh, che bello, oggi potrò smontare le viti senza preoccuparmi poi di rimetterle. Prima vendola, le vendole sono ovviamente di Alphacool. Mazza, pesano queste vendole. Sono anche ottime. Sembrano buone. Sono fantastiche queste. Dopodiché abbiamo questo qua, che ci sono gli orpeggi di assemblaggio. Abbiamo cavi, viti, pasta termica, pad che ci serviranno, altri pad che ci serviranno e altri pad ancora. La cosa divertente è che c'è scritto anche da quanto sono. Questi sono da 1 mm, questi sono da 2 mm e questi qua sono da 3 mm, perché praticamente sono quelli che ci serviranno. Poi ci sono anche questi che sono altri retention, vidi, eccetera. Ma infatti la cosa interessante di questo sistemino è che lo puoi collegare a un altro dissipatore di Alphacool, tipo quell'uno di una CPU, sì. E puoi fare un mega loop. Tutto che... già praticamente fatto per fatti sì. Suoi. Sì, da qua. Ed è molto molto... La cosa brutta, sai qual è? Che sui cavi deve essere estremamente lunghi, quindi in un case, diciamo, di medie dimensioni potrebbero dare problemi. Sì. Io direi di cominciare dallo... disassemblaggio della GPU. Così vedono anche sta 3080 Turbo e capiscono di che parliamo. Allora, la 3080, come vedete, è una radiale, è come le vecchie Founders, insomma. Lo stesso principio è quello, sì. Si vede la camera di vapor chamber. Pesa anche un bel porco, disse... È un bel porco, sì. Vai, smontatela, mo. Divertiti. Tra l'altro so già, la cosa divertente è che questi pad sono già tagliati, quindi non devi sì. Manco starti ad ammazzare, rifarli e tutto eccetera. Sì, anche perché la parte più rognosa è proprio Sì, adatta ai pad, è veramente terribile. Ah, bravo Guaglioni, smonto, guarda fatico Guaglione, brava! Si pasca! È pronta, è pronta! Mm. Per me, ma se incidevi le viti, come si apre sta cosa? C'è un'altra? Voglio te attirà. Le sono nascoste. Nascoste. Ma ora come se ne viene, tiè. Facile, facile. Veloce, veloce. Rapido, rapido. Lo fai un attimo. Fai un attimo. Tutto io sto a fare. Mi raccomando, pulire sempre con alcol isopropilico. Con l'alcol isopropilico viene... via, che è una meraviglia. Siccome i pad termici li ho messi da poco, si possono anche sfilare tranquillamente. E perché li appoggi qua? Li buttiamo? E ci fa la pasta stasera. Un peccato. Rimettili qua. Rimettili qua, vai. Rimettili qua, in ordine. In ordine. Vediamo la bestia. Ok, gira la bestia. Cioè, mi serve quello. Cioè, bravo, da questa parte qui. A posto. Allora, Carmè, cominciamo con i pad da 1. Dai Carmè, che ci mancano ancora 48.000 pad. No, ma non ma stai a togliere tutte le pellicole e poi ce le scordiamo. E togli le pellicole. No, è perché poi affina polvere sopra. Metti, togli ste cazzo di pellicole, che mo dobbiamo montare. Ecco qua. Yes. Pasta termica. Ecco, adesso devi mettere il PCB sopra. Ok, già è finito. Sì, sì. Questi e vanno messi sotto. Boh, li dobbiamo mettere. Vai, attacca sto coso intanto. Perché questa deve andare così. No, al contrario. Esatto, bravo. Sì. Vai. Aspetta. Madonna mia, un ingegnere ci sei. Dai. Vai, comincia. Si è appoggiato delicatamente e dolcemente. Vai. Vai, vai, a vita. Madonna mia, e mette 4 viti! Che sta creando e mette 4 viti! Ma perché mi vuoi deconcentrare? Non lo so. Allora, adesso dobbiamo mettere i pad verdi. Devo mettere di meno. Sulle memorie, mi sa pure sul retro del dai. Allora, credo che il primo che va è questo qui, sul lato qua. Vedi, va direttamente sui MOSFET, sotto la vite.
Vai, vai, questo sulle RAM, tra i due piedi, sì. È molto bello, vai, vai. È molto bello. Molto bello. A posto, abbiamo messo il 12, perfetto, abbiamo voltando chiude. Qua? No? No, no, dobbiamo mettere il backplate adesso. Il BP. Allora, noi mettiamone una e vediamo se... Sì, vai. E voilà. Ok, adesso dobbiamo montare le pendole. Perché queste sicuro vanno così. Poi da vedere se vanno di qua o di là. No, queste sicuro vanno così. Mettiamo le cose poi perché i fili poi. I fili, sì. Vanno tutti infilati. Già se rendo a mettere 4 fili, più vuoi a metterne. Vabbè, ma io perché quando vengo da te mi emoziono sempre. Hashtag è molto bello. È molto bello. Venuta la tetraplegia alle dita. Mo attacchiamo questo noi. Attenzione. Allora, abbiamo finito il montaggio assemblaggio. Allora ragazzi, a questo punto diciamo che l'assemblaggio è finito, i test li abbiamo fatti. Le considerazioni da fare sono due. Numero uno, allora Nvidia ha creato effettivamente un sistema che è molto performante, ma per andare a dissiparlo e per andare a utilizzare correttamente serve veramente qualcosa di fuori dal comune. Non è una cosa da tutti i giorni andare a mettere in impianto praticamente custom a liquido su una scheda video per poterla raffreddare. L'altra cosa è che, nonostante sapendo questo, i partner non si sono impegnati adeguatamente per trovare una situazione sufficiente per raffreddare queste memorie. Non tanto per quanto riguarda il core, perché ho visto comunque schede che mantengono le temperature del core a livelli anche abbastanza bassi, ma a livello di memorie sinceramente è la prima volta che riesco a vedere delle temperature che su una top custom dovrebbero essere normali. Non chiediamo queste temperature ovviamente su una scheda come la Turbo, che magari era una custom normale, ma ho visto le stesse cose sulla TAF, le ho viste sulla OFF, le ho viste sulla FW3, quindi praticamente non le ho viste dappertutto e la situazione è sempre la stessa. A questo punto, insomma, siccome non siamo neanche lontanissimi dalle future schede video, una cosa che spero è che venga messa un pochettino più d'attenzione, perché sono schede video che ce ne stanno poche, le paghiamo tanto, le poche che prendiamo e che paghiamo tanto vorremmo almeno poterle sfruttare a piena potenza e vorremmo almeno che non avessero problemi. Detto questo ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere voi cosa ne pensate, ovviamente in descrizione c'avete il link a questo prodotto che potrebbe tornare utile a tutte quelle persone che hanno una GDDR6X, oggi parlo della 3080, ma lo stesso discorso vale per la TI, va 390 eccetera, come abbiamo detto prima. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!